Buonasera ragazze, nuovo video svuota la spesa. Questa volta mi metto così anche se vi farò vedere principalmente i prodotti e non me, tanto dei prodotti si parla. Siamo andati da Ecom questa volta a fare la spesa e ci siamo trovati molto bene, devo dire la verità, solo che purtroppo non è vicino casa, quindi comunque senza la macchina per noi non è molto fattibile, però oggi ce l'avevamo e quindi insomma siamo andati lì. Allora, vi mostro subito i baci di Dama che erano buonissimi e non ci sono più perché tra Federici e un paio me ne sono mangiati anch'io. Buonissimi, ma non ci sono più. Della linea I dolci del Moro erano buonissimi. Poi, carta igienica. Bella bella spessa di quelle che durano, 2000 strappi garantiti, abbiamo pagata pochissimo, mi pare 1,69 euro, poco. Poi abbiamo preso questo formaggio a fette perché stasera Riccardo voleva la piadina, facciamo la piadina col prosciutto crudo e il formaggio. Avevo voglia di replicare un po' la piadina che mi aveva portato quando ero in ospedale, che probabilmente era fatta con questo formaggio qui. Quindi vediamo. Poi qua c'è lo stracchino, se non erro, perché c'era il Certosa in offerta a 99 centesimi letto. Quindi lo abbiamo preso. Poi gallette di mais. Vado abbastanza veloce perché c'è tante cosine, ragazze. Nipiol, questo qua sono le fruttine per Alessandra, frutta mista con la confezione da 3 vasetti anziché da 2. È una confezione convenienza e ne ho presi due, uno alla pera e uno alla frutta mista. Poi qua abbiamo polpo intero, è 5 anni che mi dice che vuole comprarlo e finalmente ha ceduto ai 6 euro erotti di polipo, quindi finalmente l'abbiamo comprato. Poi gocciole. Queste qua, le originali, ma sono costate molto meno rispetto ad altri posti. Poi abbiamo preso il sale marino iodato fatto così perché l'ultima volta che avevo avuto la collaborazione con la Degustabox mi era arrivato di un'altra marca, ma proprio la confezione fatta così la trovo comodissima da mettere in tavola. Poi due confezioni di panna, non so dove sia l'altra, è qui. Panna da cucina. Noci. Poi abbiamo preso capricci di mare che sarebbero gli anelli da fare, visto che io e Fede non mangiamo il polipo, quella sera lì farò sia questi che i cuori di merluzzo e per Riccardo farò il polipo. Sarà una serata pesce. Poi per Fedino da portare a scuola un qualcosa di un po' più leggero, questi pavesini che costavano pochissimo, sono 8 snack, 8 pacchettini. Un'altra merenda sempre per Fede che ha voluto a 90 centesimi, mi pare, con succo di frutta della Serilgarda, con succo di frutta e una barretta. Poi carne di Nala, ce n'è un'altra da qualche parte, questa è al pollo, poi mi pare ci sia anche al tacchino. Poi abbiamo preso un po' di affettati, abbiamo preso il cotto, lenti e il crudo di Parma che stavano in offerta e un pacchettino di piadine. Il primo sacchetto è andato. Poi passiamo a questo che ho alle spalle, dove abbiamo preso l'offerta della pasta Agnesi perché era 1 chilo. Mi pare 1,80 euro, però c'era il 3x2, quindi se prendevi due confezioni da 1 chilo, la terza non la pagavi, quindi conveniva. Abbiamo preso 3 pacconi grandi di pasta Agnesi, dopo troveremo le altre. Poi un mega pacco di riso per Nala. Poi qua c'è i cuori di merluzzo di cui vi parlavo, che faremo sempre per la serata pesce. Poi ho preso anche del pollo, anche qua c'era la confezione risparmio, 8,09 euro e ce n'è praticamente 1 chilo, quasi 1 chilo, quindi ce n'è parecchio, andrò a fare i sacchettini, poi lo congelo. Bottiglia di passata di pomodoro,
salmonino affumicato, un pezzo piccolino, stava in offerta anche questo a 1,50 euro, poco poco proprio. Poi altre gallette, perché ve l'ho detto anche nel vlog, adesso non so cosa caricherò prima, comunque Riccardo inizierà la palestra, probabilmente io lo seguirò più avanti ma con qualche altra attività, vedremo cosa offre questa palestra, perché a me la palestra non piace, però vedremo se c'è qualche altra attività con la musica, non so, vedremo più avanti. Quindi niente, stiamo cercando, vedete, di prendere cose un pochino più salutari, il pesce, le gallette, quindi insomma cercheremo di contenerci anche con la pasta, la peseremo, insomma cambieranno delle cosine, ci sono delle novità in casa Robertina, poi vi dirò bene più avanti. Poi pacchettino di pane, pacchettone di mozzarella, ci sono 5 mozzarelle pagate 2,99 mi pare, poco. Qua c'è l'altro pacco di pasta, sono spaghetti, sempre agnesi, sempre 1 chilo. Poi ho preso un pacco di farina 00 perché l'avevo terminata per fare la pizza, ho solo più quella di Manitoba, però preferisco sempre tenerla, un po' di farina per qualche torta, qualcosa. Latte Ricca Fonte, sono stata contenta che c'era questa marca qui perché questa la trovo al Carrefour solitamente, invece anche l'Ecom ce l'ha. E basta, secondo sacchettino andato. Poi c'è questo qui, scusate, devo spostarlo. Allora, qui abbiamo 10 uova, mettiamola. Poi c'è l'altra bottiglia di pomodoro, che mettiamola. Poi abbiamo i cereali fitness, perché noi al mattino mangiamo sempre cereali, più che biscotti, quelli li teniamo per Fede. Poi filtro per la caffettiera, sperando di aver azzeccato il formato, ma mi pare proprio sia questo qui, con la caffettiera da 3, insomma spero di non aver sbagliato. Poi ho preso la mozzarella che mi consigliate sempre voi per fare la pizza, io l'ho già presa così vedo di rifarla, magari con la farina integrale, perché ho comprato anche la farina integrale. Poi appunto farina integrale ricca fibra da 1 chilo, sempre, non so più dove mettere le cose. Questi li ha voluti prendere Ricky, dolcini al cocco, e vabbè, le ultime gioie prima della sofferenza. Poi questi li abbiamo presi per Fede perché gli piace tanto Frozen, quindi sì, sono un po' femminili ma chi se ne frega. Qua c'è anche Olaf, a lui gli piace principalmente Olaf, però ho voluto accontentarlo, costavano pochissimo, 70 centesimi mi pare. Un altro litro di latte, effervescente, che sarebbe tipo il, come si chiama, il brioschi, comunque per digerire se ce n'è bisogno. E poi ho preso un po' di yogurt bianchi magri, proprio per fare gli spuntini, ho comprato anche le noci come avete visto, per fare qualche spuntino un po' più salutare. Poi vi farò anche un what I eat in a day che mi chiedete da un'eternità, ve lo farò. Ok, prendo l'ultima busta e poi abbiamo finito, ovviamente è quella più pesante. Opla. Dove la metto la roba? Bella domanda. Allora, un po' di mele, giusto 2. Poi, qua c'è la terza confezione di pasta, sono penne. Qui. Tutti i vari scontrini, scontrinetti. Poi, cavolfiore, non mi veniva il nome, cavolfiore. Poi abbiamo preso un cesto di zucchine chiare per fare anche le pappe ad ale, per fare delle frittate, quello che vogliamo. Poi questo qua è manzo e verdure, non era tacchino, era manzo e verdure. Limoni, banane,
Insalata a ghiaccio, da fare tutta bella sminuzzata in insalata. Un po' di clementine, di mandarini, ne avevo proprio voglia. È un po' che li volevo prendere. Un panetto di burro e infine le patate. Credo e spero. Oddio, che fatica, ragazza, cioè. Allora, credo e spero di avervi mostrato tutto, però sì, i prezzi sono quelli, non credo di aver sbagliato nulla, più o meno vi ho detto, insomma, i prezzi, le banane 1,56 euro. Le zucchine mi pare 3,90 euro e qualcosa, però ce n'è più o meno più di 1 chilo. E basta, le mozzarelle ve l'ho detto, il pane sono i soliti prezzi, il piadino è anche poco, 1,50 euro giù di lì. Lo stracchino ve l'ho detto, insomma, credo di avervi detto più o meno qualche prezzo, insomma, comunque, per non perdere tempo a mostrarvi anche lo scontrino, però più o meno i prezzi sono questi, le patate 2,69 euro, il riso non me lo ricordo, ma poco, torno all'euro e qualcosa. E basta. Sì, direi che ho finito. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione come sempre. Ci vediamo al prossimo. Lascia un like se ti fa piacere, se ti è piaciuto il video, e iscriviti e attiva la campanella.